Dal Vangelo secondo Matteo. Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? Oggi forse in tutti noi è evidente un senso di preoccupazione, di angoscia, di paura per ciò che ci attende e per i giorni che verranno. La crisi sembra dominare tutto e tutti. Non è solo crisi economica, ma è anche crisi di senso, di significato, di prospettiva. Il tentatore ha forse buon gioco a far sì che l'uomo si ripieghi su se stesso, sui propri problemi e amplifica in noi il senso di smarrimento e angoscia. La tentazione è proprio quella di ancorare la propria vita al godimento dei beni terreni, al possedere, alla ricchezza, perché ci è offerta l'illusione che i beni possano soddisfare il desiderio di gioia e appagamento e lenire le angosce e la sete di ricerca. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Gesù chiede ai discepoli di fidarsi e affidarsi perché la storia, il tempo, i nostri giorni sono abitati dalla presenza provvidente di Dio. In Gesù stesso vi è la pienezza di tutto ciò che il Padre offre all'uomo perché ritrovi la strada di una piena comunione. Nei momenti di smarrimento, di sfiducia, di timore, ci fa bene allora far risuonare nel cuore e nella mente la parola di Gesù. Il Padre vostro celeste conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Queste parole ci rinfrancano e illuminano il nostro cammino. In questa settimana possiamo impegnarci a testimoniarle e a offrirle ai fratelli che vivono situazioni di angoscia e di smarrimento.